Iniziamo con l'oggetto numero 1, rischio siccità, tutela delle risorse idriche e investimenti per evitare spreco di acqua potabile lungo la rete di distribuzione, garantire accessibilità e disponibilità del bene comune acqua per le generazioni presenti e future. Interroga il consigliere Bianconi. Ricordo ai colleghi consiglieri e agli assessori il tempo per l'illustrazione e la risposta, che è di 3 minuti. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, vicepresidente. Questa interrogazione nasce ancora una volta dai tempi complessi che stiamo vivendo. L'articolo 11 bis dello Statuto regionale prevede che la Regione tutela la risorsa naturale, le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future, considerando l'acqua un bene comune, primario, e l'accesso ad essa un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi. L'articolo 13, sempre del nostro Statuto regionale, recita nel seguente modo: la Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura. La Regione adotta misure volte alla progressiva eliminazione delle cause di inquinamento che possono ledere alla salute pubblica. La risoluzione ONU del 28 luglio 2010 ha dichiarato per la prima volta nella storia il diritto all'acqua come diritto umano universale e fondamentale. L'acqua potabile per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona. È essenziale al pieno godimento della vita e fondamentale per tutti gli altri diritti umani. Il nostro paese, l'Italia, è tra i paesi più ricchi d'acqua al mondo. Purtroppo però noi italiani siamo coloro che ne consumano di più, in alcuni casi diciamo ne sprecano di più. La risorsa idrica quindi viene, oltre ad essere sprecata da un consumo non sempre attento, viene sprecata anche perché mediamente in Italia la dispersione idrica è del 42% dei nostri acquedotti. Per quanto riguarda invece la nostra regione, purtroppo il nostro dato è peggiore. La nostra dispersione idrica è del 53%, poi divisa nei vari ambiti c'è l'area del Perugino, Lago, Alte, Media Valle del Tevere, che è leggermente sotto questa media al 48%, poi c'è quella del Ternano, Narnia Melia, che è al 54%, poi c'è quella di Foligno, Spoleto e Valnerina, che è addirittura al 62%. Quindi in un momento in cui andiamo a chiedere sacrifici alla popolazione locale, anche contingentamenti, ma anche all'agricoltura e agli altri, dobbiamo fare i conti comunque con una rete che non funziona. Io, tra i primi atti che feci nel 2020, depositai il 7 luglio un'interrogazione che prendeva in esame proprio questo, perché l'acqua, a mio avviso, è uno degli elementi che questo governo regionale e in generale tutti noi, tutte le istituzioni devono attenzionare più di qualsiasi altra cosa. Quindi a tal riguardo, considerato tutto questo, interrogo la Giunta per sapere quale opere, infrastrutture di conservazione, depurazione e protezione delle riserve idriche sono pianificate nei prossimi anni, al fine di assicurare nel presente e nel futuro in Umbria la disponibilità sostenibile di acqua potabile ad uso domestico, per irrigazione e per i fini produttivi, garantendo sempre il flusso minimo vitale nei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi in Umbria. Chiarendo altresì, alla luce della notizia secondo cui in Umbria il 53% dell'acqua verrebbe dispersa a terra prima di raggiungere il rubinetto, quanti investimenti sulla rete idrica risulterebbero essere stati effettuati e quale percentuale delle tariffe pagate dagli utenti siano state ad esse destinate negli ultimi 5 anni. Perché a fronte di tariffe sempre più alte, non vediamo un miglioramento dei servizi e quantomeno della tutela di questa risorsa. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie presidente.
L'interrogazione del consigliere Bianconi indubbiamente pone l'accento su un tema di grande attualità e di grande importanza. È stata predisposta una risposta molto articolata, come giustamente l'interrogazione meritava, da parte degli uffici, e quindi io le consegno una relazione dove troverà tutti gli investimenti realizzati nel quadriennio 18-21 suddivisi per i diversi subambiti. Lei giustamente notava come vi è una situazione variegata, un dato complessivo che lascia naturalmente spazi per miglioramenti significativi, ma al di là dei tre subambiti ci sono appunto delle differenze apprezzabili, di cui naturalmente occorre tener conto e che dovranno uniformare azioni coerenti con un obiettivo che è quello di operare un miglioramento sensibile della rete infrastrutturale a cui è assegnato il compito di distribuire l'acqua nel nostro territorio. Quindi consegno la relazione agli atti e mi auguro che lei la possa trovare puntuale e coerente con le istanze che ha rivolto. Grazie assessore, quindi poi consegnerà agli uffici la relazione, così da metterla agli atti. Prego consigliere Bianconi per la replica. Intanto ringrazio l'assessore per le informazioni che avrò modo di approfondire e di studiare nei prossimi giorni su un tema, ripeto, così importante. Non è mia abitudine fare la caccia alle streghe, mi piace essere propositivo, quindi sulla scorta dei dati che approfondirò vorrei lanciare anche una proposta all'assessore, che comunque confezionerò nel primo nostro prossimo consiglio in un atto. Credo che questa regione abbia bisogno, per un migliore e diverso approccio alla gestione dell'acqua, di un piano strategico per la tutela e la gestione delle acque in Umbria, di un piano straordinario di investimenti per le infrastrutture che deve essere cofinanziato profondamente dai gestori, di un piano di investimenti per infrastrutture per la transizione sui consumi, quindi parlo anche di quella del mondo agricolo, di piani operativi locali di gestione e manutenzione conformi al piano strategico regionale che definisce gli standard minimi qualitativi da rispettare, di una gestione, secondo me questo assessore è il punto, di una gestione e manutenzione della rete idrica e dei bacini che sia locale, molto locale, magari locale con una definizione legata agli acquiferi, ma federata, che risponda quindi al piano strategico regionale sulla tutela e la gestione delle acque. Un obbligo di fissare percentuali fisse sul fatturato delle società che gestiscono le risorse acquifere per la manutenzione e l'innovazione. Ed ultimo, e concludo, la sostituzione del gestore se non rispetta gli standard qualitativi e di manutenzione di cui dovremmo convenire per il bene comune. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 2, informazioni e intendimenti della Giunta regionale riguardo il futuro della sede decentrata di AFOR di Città di Castello. Interroganti consigliere Puletti e Mancini. Illustra consigliere Puletti, prego. Grazie presidente. Assessore, questa question time nasce dalla necessità di avere informazioni sicuramente più certe sul futuro della sede decentrata AFOR nel Comune di Città di Castello. Come lei sa, in base alla legge regionale del 23 dicembre 2011, riforma sistema amministrativo regionale delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale, conseguente modifiche normative, è stata istituita AFOR. Ente pubblico, non economico, con una propria personalità giuridica, istituito e controllato dalla Regione Umbria secondo le disposizioni contenute nella normativa regionale sopracitata. L'Agenzia nel corso degli anni ha diviso i suoi comparti operativi in 5 distretti, con 9 sedi decentrate su tutto il territorio regionale. L'Alto Tevere insieme alle Gubino Gualdese sono inseriti nel comparto 2 e presso Città di Castello
si trova la sede operativa. Ad oggi sono circa un centinaio le unità lavorative che tra operai, forestali, personale amministrativo si recano presso lo stabile di Fernate. Unità lavorative che la maggior parte delle quali sono residenti nella zona sud del comune di Fernate. Secondo le informazioni che mi arrivano da diretti interessati, sembrerebbe, e utilizzo il condizionale non a caso, essere in scadenza a fine del 2022, mi corregga assessore se sbaglio, il contratto di locazione stipulato dall'Agenzia Forestale Regionale con il soggetto privato proprietario dello stabile di Città di Castello. E sembra che sarebbero venuti altresì meno i presupposti per un rinnovo dell'accordo tra le parti e sembra essere in fase di valutazione una nuova sede decentrata operativa di AFOR nella zona nord dell'Alta Valle del Tevere. Le chiedo dunque, assessore, se è a conoscenza delle problematiche esposte in premessa riguardanti la situazione attuale, gli sviluppi futuri della sede decentrata di AFOR ed eventualmente quali azioni vorrà porre in essere affinché si possano trovare delle soluzioni che permettano la salvaguardia degli standard di operatività e di efficienza dei lavoratori che sono impegnati presso locali messi a disposizione dall'Agenzia in via Pomerio San Girolamo nel comune di Città di Castello. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie presidente, consigliera Puletti. Occorre innanzitutto precisare che in via Pomerio San Girolamo, presso il capoluogo di Città di Castello, è situata la sede istituzionale ed amministrativa dell'Agenzia Forestale Regionale, che l'edificio non è in locazione, ma è di proprietà dell'ex comunità montana Alta Umbria. Ad ogni buon fine, sulla base delle informazioni comunicate da AFOR, si evidenzia quanto segue. Per quanto riguarda la parte operativa inerente all'attività cantieristica svolta dalle maestranze idraulico-forestali, organico costituito da 59 operai forestali più 8 stagionali, la sede di Città di Castello dispone di due immobili, entrambi in locazione, ereditati dalla precedente gestione dell'ex comunità montana Alta Umbria. Uno è ubicato in zona Città di Castello Sud, in vocabolo Brozzo, località Garavelle, ed è utilizzata per le attività di forestazione e di manutenzione del verde, l'altra si trova in via Sorelle numero 26, nella zona nord di Città di Castello, ed è funzionale alle squadre operative impiegate nel servizio irrigazione ed è utilizzata in parte anche come archivio dell'ex comunità montana ed attualmente di AFOR. Da tempo è volontà di AFOR di ricercare una nuova struttura in grado di ospitare i due magazzini al fine di perseguire una maggiore efficienza ed economicità e per questo ha avviato le procedure di evidenza pubblica. AFOR segnala che strutture in grado di rispondere alle esigenze richieste non sono poi così diffuse nel mercato locale, in quanto si richiede la disponibilità di una superficie coperta di oltre 1500 metri quadri, adeguata alla rimessa di mezzi per le attività forestali e quelle del servizio irriguo, per la realizzazione di un'officina e di un archivio. Inoltre ha richiesto anche un adeguato piazzale esterno di circa 3.000 metri quadri per il deposito di materiali di tutti i mezzi cingolati che non possono essere rimessi nella parte coperta. A seguito di due procedure di evidenza pubblica che hanno avuto esito negativo, AFOR precisa che pur non avendo al momento sottoscritto alcun documento di impegno, è attualmente in corso una trattativa con un soggetto privato che a seguito di una proposta pervenuta in data 12 aprile di quest'anno si è reso disponibile a ristrutturare e rendere funzionale a proprie cure e spese un immobile secondo precise esigenze dell'Agenzia. La struttura è ubicata in comune di San Giustino, in località Federico Frazione Lame, in prossimità del confine nord del comune Città di Castello. Pertanto si evidenzia che innanzitutto la scelta di individuare una struttura operativa unica per la sede di Città di Castello rispetto alle attuali due vada inquadrata nell'ottica di una razionalizzazione e di un efficientamento degli immobili dell'Agenzia Forestale. In secondo luogo, la proposta attualmente in fase di valutazione da parte di AFOR prevede che l'immobile sia ristrutturato ed adeguato funzionalmente a completa cura e spesa del proprietario, senza nessun onere per l'Agenzia Forestale. Ed infine, considerato che la maggior parte del territorio dove si realizzano interventi di carattere forestale è posto nelle aree demaniali che si trovano a nord del comune di Città di Castello,
Si ritiene che complessivamente non vi siano incrementi di costi per gli spostamenti delle maestranze, né tantomeno disagi per il personale forestale stesso, anche a seguito di opportuni provvedimenti organizzativi che verranno assunti a tal fine dalla direzione tecnica dell'Agenzia. Grazie. Grazie Assessore. Chi replica? Consigliere Puletti, prego. Grazie Assessore, perché sicuramente attraverso le sue informazioni il quadro è molto più chiaro e definito, non soltanto per me ma anche per gli operai e i lavoratori AFOR che appunto hanno visto, diciamo così, cambiare, stanno venendo a cambiare quelle che sono le loro abitudini e il loro modus operandi a livello lavorativo. È anche vero però Assessore che esistono, diciamo così, dei percorsi dovuti, che come giustamente lei diceva sono percorsi dovuti ad una razionalizzazione dei costi e ben vengano, però ci sono anche quei percorsi, diciamo così, politici che si uniscono ai percorsi dovuti, nel senso ok la razionalizzazione dei costi, però forse quando si mettono in moto determinati meccanismi magari sarebbe anche bello un confronto con gli attori protagonisti, un confronto con i sindacati, un confronto con i caposquadra, un confronto comunque sia con quello che è il motore pulsante di AFOR, che ad oggi si vede un po' spaesato per delle scelte che, non apprendo da lei, non sono diciamo così ufficiali, sono in trattativa, ma che comunque sia coinvolgeranno sicuramente le loro abitudini. Ad oggi comunque avere un lavoro è sicuramente un privilegio e la Regione deve proseguire su quelle che sono chiaramente le sue scelte rispetto anche al discorso dell'ottimizzazione dei costi, però è anche vero che se possiamo agevolare quello che è il benessere dei lavoratori, condividere con loro quelle che possono essere le scelte, sicuramente a mio avviso è un dovere politico. Grazie.